qui. Grazie. Se stasera sono qui, io non so perché... esagerato. Grazie. Allora, intanto sarebbe bello sapere perché voi stasera siete qui. Perché siete qui stasera? Per te, che bellina. Solo una femmina ha detto per te. Ci fosse stato un maschio che avesse detto per te. Io invece stasera sono qui perché... Non perché vi voglio bene, perché chi vi conosce a voi non vi conosce nessuno. Quindi non perché vi voglio bene, ma perché vi voglio fare vedere delle... vi voglio fare conoscere delle persone, vi voglio fare conoscere delle idee, raccontare delle storie. Cioè stasera sono qui e il titolo della trasmissione l'abbiamo scelto perché siccome io ho la S sifula, allora abbiamo deciso... Se stasera sono qui, così subito facciamo vedere i difetti che non si vedevano, perché gli altri si vedono e quindi non ce l'ho. Abbiamo il nostro divanetto, anzi gli intellettuali da compagnia sul nostro divanetto, non è che perché hanno pagato di più loro che sono sul divanetto, la dottoressa Zambotti, il professor Ventimiglia dell'Università Cattolica di Milano e lo scrittore Nino Vetri, facciamogli un applauso di benvenuto. Grazie. Loro sono sul divanetto, così. Abbiamo questo divanetto da intellettuali, non vi posso dare la parola perché siete troppo intellettuali anche per la 7, quindi non... Però questo divanetto sembra più divanetto da locale per scambisti, non lo so. Vabbè, comunque ce li abbiamo e poi li faremo anche parlare. Stasera ci sono tantissimi ospiti, avremo Renzo Arbore, lo so, beh. Piff Morgan... Tantissimi. Voleva venire pure la Merkel, le abbiamo detto no, Angela, statene a Berlino che in Italia non ti sopportano. E questo naturalmente è lo sgabello per Obama. Questo lo so. Io stasera sono onorata di essere sulla 7, il direttore mi ha voluta, mi ha chiamata, mi ha detto Teresa... vogliamo che tu venga alla 7, io onorata perché comunque questa è la rete di Gad Lerner, di Formigli, di Santoro, di Mentana, e il direttore mi ha detto ti vogliamo assolutamente perché dobbiamo abbassare il livello. Grazie direttore, ce la farò ad abbassare il livello, ma nonostante questo io non potevo iniziare senza la musica e quindi per voi sigla. Sono qui e perché ti voglio bene e perché tu hai bisogno di me e anche se non lo sai, se stasera sono qui. Teresa Mannino! Non lo so, attenti al gradino! Niente, volevamo fare un ingresso così semplice. Che già mi abbassate, Maria Santa! Allora, volevamo fare un ingresso, però così è brutto. Tiratemi su, ragazzi, ce la fate? Bravi, un po' su, e dovete faticare. Allora, è scomodo così? Io ci vado pure a casa con questa porta. Se trovate traffico in tangenziale, sono io con la portantina. No, volevamo fare un ingresso eclatante, no? Allora, come la regina Elisabetta, ormai l'ha fatto lei, ci hanno fregato l'idea, quella la regista 007, quindi niente. Allora, mi hanno proposto, gli autori mi hanno proposto, entra, fai finta di cadere e ti rompi la gamba. Ho detto no, perché la gamba mi serve. Io ho controbattuto, ho detto, vabbè, entro nuda. Se ridete già, non ho detto la parte. Entro nuda, allora no, nuda tu no, per piacere, no tu. E insomma, alla fine ci siamo messi d'accordo per questa portantina. Io devo dire che mi piace perché abbassatemi a questo punto.
Mi piace perché adoro schiavizzare gli uomini. Vai, andate a posteggiare. Andate a posteggiare. Allora, che bei ragazzi, che bei ragazzi. Devo andare subito a salutare le signore, perché se no, se io non saluto, non posso salutare. Non vi offendete voi che non vi... Buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Ma tu in vacanza non ci sei stata, che sei bianca? Ci sei sta? Tanto tempo? Sei pronta già per la prova giubbotto, vero? La prova costume è andata bene? La prova giubbotto già è più difficile, perché il giubbotto già di suo ingrassa, quindi è più complicata. Allora, quest'estate siete stati all'estero, sapete tutto quello che è successo, avete un'idea di quello che è successo? Perché non rispondete? Cioè, abbiamo il pubblico della sette, è un pubblico intelligente, cioè un pubblico che anzi controbatte, controbattete? Niente, non sono controbatte, ma che sono venuti? Quelli di Italia 1 sono venuti. Io lo sapevo, mi perseguitano, io non lo so com'è. No, allora, vi faccio un riassunto breve dell'estate. Vabbè, ci sono state le Olimpiadi? No, niente, loro così. Ci sono state le Olimpiadi e voi? Sì, vero? Bello, beh, ci sono state le Olimpiadi. Bella la cerimonia d'ingresso, no? La cerimonia d'apertura, sempre bella, sempre questi spettacoli eclatanti. Un po' lunghetta forse la cerimonia d'apertura, perché sono 204 nazioni che entrano, 204, e tu vedi i primi che arrivano, tipo Grecia, ti allegri, Afghanistan, Andorra, sembra che sono al Gay Pride, lui, no? Già metà la Lituania, sembra più Family Day, ecco, un po' più. Gli ultimi, quelli dello Zimbabwe, mischini, sembra che stanno andando in posta a pagare la bolletta. Cioè, li vedi proprio tristi, no? Allora, altra notizia bizzarra, bislacca, perché qua siamo sulla sette, dobbiamo utilizzare un linguaggio forbito, è che la terza meta turistica più visitata in Italia è? Gardaland. Gardaland, più della Torre di Pisa e del Museo degli Uffizi. Infatti io vorrei dare, approfitto delle nostre camere per dare un consiglio al ministro Ornaghi, per incentivare la gente ad andare a visitare i musei, davanti alla Venere di Botticelli mettiamo un bel tagatà, un bel calcio in culo, e così la gente è un po' più invogliata. Ma ve le devo dire io ste cose, guarda, io in politica mi devo buttare, ma non ce l'ho. La terza, no, per carità, non voglio già consensi qua, non voglio firme. Terza novità, il successo editoriale dell'estate, qual è stato? Estate, qual è stato? Preparatissimi, sulle fesserie sanno tutto. 50 sfumature di grigio. 50 sfumature di grigio, il successo editoriale dell'anno. 30 milioni di copie vendute. Chi l'ha letto? Ma c'è qualcuno che... si vergogna. Da questo lato nessuno l'ha letto. Questi sono quelli della sette, veramente. Eh? La signora l'ha letto, brava, se non si vergogna, brava la signora. Ha ragione, bella. Da quel lato nessuno. 30 milioni di copie vendute ne abbiamo solo. Dai, alzate la mano. Fanno tutti. Proprio si vergogna, non ce n'è. Vabbè, allora, per chi non l'avesse letto, vi spiego un po' la trama. No, allora, diciamo che è una specie di soft harmony. Eh? Una specie di moccia donna più porca. Una cosa così, vabbè, diciamo una cosa così. Addirittura dicono che in Inghilterra, proprio perché è una cosa, insomma, vabbè, un po' porno, diciamo, no, porno, insomma, ci sono scene di fruste, manette, marmellata di prugne, insomma, belle. Hanno detto che in Inghilterra, grazie a questo libro, aumenteranno le nascite. La signora dice, beh, no, secondo lei no. Secondo me neanche, signori, l'ho iniziato a leggere e secondo me non è vero, perché anche io lo leggo a letto e quando il mio fidanzato si avvicina dico, shh, perché mi voglio leggere queste sfumature, non è che mi posso dedicare a lui. Allora, tanto per curiosità, già per conoscerli un po' meglio, ma non che non mi devo stoccare le gambe io stasera, scusa, buonasera.
bel ragazzo, vista signora che ci avvicina. La dottoressa Zambotti, lei l'ha letto? No, io non l'ho letto in realtà. Ma non per snobismo, perché diciamo, non l'ho letto. Ecco. Però come antropologa a me mi interessava molto capire un po' il dibattito. Cioè, chi l'ha letto? Le donne che l'hanno letto, perché sa che pare che l'abbiano letto soprattutto le donne. Sì, ma ed è pieno di recensioni su YouTube di ragazze casalinghe e signore adulte. Chi ne decanta i pregi perché dice ho imparato a fare l'antropologa, si vergogna. Il bondage. Ma che io sono arrivata a pagina 142 e non c'è il bondage. Su questo argomento, siccome chiamare una donna che l'avesse letto, insomma, che ce ne parlasse era quasi scontato, abbiamo preferito chiamare un uomo, un giornalista, che è giornalista, però è bello come un calciatore, ed è Andrea Scanzi. Benvenuto. Se stasera sono qui è perché ho letto uno dei libri più brutti di sempre, 50 sfumature di grigio. Non è neanche un libro solo, sono addirittura tre, grigio, nero, rosso, una trilogia scritta da E.L. James, pseudonimo di Erika Leonard, 49 anni, inglese, casalinga. È una trilogia così brutta, ma così brutta, che ha venduto 31 milioni di copie. Pensateci, 31 milioni. Mozart è morto solo come un cane, Fenoglio è morto nell'indifferenza generale e questa casalinga qua, tutt'altro che disperata, è famosissima e ricchissima. Ma è una trilogia davvero brutta, scritta male, qua e là ridicola, però ha avuto un successo incredibile, è innegabile, anche qui in Italia. Perché? Forse perché è facile da leggere, ma anche Dylan Dog è facile da leggere e mica vende così. Forse perché è diventato un fenomeno di moda. Forse perché è una sorta di mix tra Federico Moccia, i romanzi Harmony e Rocco Siffredi con le borchie. Forse perché è una trilogia brutta e visto che noi siamo stupidi, compriamo le cose brutte. Una tesi cattiva, molto cattiva, anche se va detto che il fatto che in questo momento storico contemporaneamente abbiano successo le 50 sfumature da una parte e il Pulcino Pio dall'altra non depone a nostro favore. E forse è successo perché è una trilogia erotica, perché parla di sesso, perché porno soft, perché parla addirittura di sadomaso. Il sadomaso. Però dire che questa trilogia è erotica è come dire che Mario Borghezio è un gran figo. E io non ce la faccio a dirvelo. La verità è che io non lo so perché questa trilogia ha così tanto successo. Non lo so. So soltanto una cosa. Una volta Honoré de Balzac, il grande Honoré de Balzac, ha scritto «Una notte d'amore è un libro letto in meno». Ecco, se a voi una notte, qualsiasi notte, viene voglia di leggere 50 sfumature di grigio, date retta a me. Fate l'amore. Grazie. Andrea Scanzi. Grazie. Con molto coraggio. Ti venga a salutare, Andrea, scusa. Volentieri, che con molto coraggio si è messo contro 30 milioni di lettori. Lo so. Piacere, benvenuto. Però se ti trovi la macchina con 30 sfumature di chiave... Non me la sono meritata. Sai il perché. Sì, va bene, ci vuoi aggiungere così una... Come mai? L'hai comprato? O... Io ho letto il primo, devo dire, mi sono fermato il grigio. No, l'ho comprato proprio, sì, non me lo sono fatto spedire. L'ho comprato, ho letto il grigio e mi sono fermato lì. Quindi magari il nero e il rosso sono capolavori, ne dubito, però mi sono fermato lì. Però l'hai letto tutto il grigio? Le prime 550 pagine della trilogia, sì. Sono affascinato. Io a pagina 142 però mi sono eccitata. Sai, ognuno ha le sue perversioni, Teresa. Che ti devo dire? Io ho questa, così. Va bene. Esatto. Allora, grazie, benvenuto. Grazie a te, Teresa. E spero di rivederti, Andrea Scanzi. Grazie. Ve l'avevo detto che era bello. L'altro tormentone vero dell'estate, anzi, diciamo, la vera notizia dell'estate, qual è? Che non si dice più c'è caldo. Vado da loro perché li vedo un po' più abbattuti. Non si dice più c'è caldo. Si dice c'è Minosse. C'è Nerone. C'è Beatrice. Che dobbiamo fare? È così, è successa questa cosa tremenda, è così. Allora, l'altro giorno gli ho detto a mia madre, mamma, guarda, ero a cena da mia madre, mamma, guarda che sta arrivando Beatrice, metto, calo un altro chilo di pasta. No, mamma, non è questo, il problema non è questo. Allora, secondo voi,
chi è che ha inventato questi nomi? C'è qualcuno che ha inventato questi nomi? Sì, c'è qualcuno che ha inventato questi nomi. Se voi ce l'aveste, signora, lei è vestita di bianco, non deve far finta di niente, signora. Se lei ce l'avesse davanti quello che ha inventato questi nomi, che gli farebbe, signora? Non lo sa. Le ha rovinato l'estate? No, per niente. C'è qualcuno che lo sopporta poco? Come me? No, guarda, che l'hanno capito che c'è. Infatti noi ce l'abbiamo ed è Antonio Sanò. Se stasera sono qui è per dirvi che sono stato io ad assegnare i nomi agli anticicloni africani, a queste fiammate di caldo che ci ha fatto soffrire, anzi sudare, per tutta l'estate. Facendo un po' di storia, in realtà la tradizione e l'usanza degli Stati Uniti nasce quando i piloti americani, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando vedevano o si avvicinavano ad una tempesta tropicale, le davano il nome di una della loro moglie, della loro fidanzata. Poi, se la tempesta era particolarmente cattiva, allora usavano il nome delle loro ex mogli, ex fidanzate o addirittura suocere. Beh, noi ilmeteo.it, anche con i nostri amici di Facebook, ci siamo riallacciati a questa usanza, però l'abbiamo fatta un po' nostra, l'italiana, e abbiamo rievocato personaggi storici e mitologici della nostra tradizione, della nostra cultura, della letteratura italiana. Ed è così che sono nati Scipione, Caronte, che a cavallo tra giugno e luglio ci ha traghettato nel cuore dell'estate, fino al terribile Lucifero alla fine del mese di agosto. In questo modo abbiamo avvicinato tanta gente alle previsioni del tempo, con un linguaggio più nuovo, più fresco, più divertente. Sì. E chissà se magari qualcuno, spinto dalla curiosità, non ha aperto o riaperto qualche polveroso vecchio libro di scuola. Certo, sì. Facciamoglielo un applauso, perché è stato coraggioso. Hai finito? Sì, ho finito. No, Antonio è stato coraggioso, devo dire. Ma secondo te, se uno sa che i nomi li danno agli uragani, se tu mi dici c'è Minosse quando aumenta la temperatura di un grado, io anziché andarmene a mare, mi chiudo in casa con i polaretti. La prossima ondata di caldo, sì, me la chiami Teresa. No, di freddo. Perché di freddo? Il malotempo lo deve chiamare con il nome mio, perché? Perché noi diamo i nomi di donna alle cose che portano un po' uno sconvolgimento. Maschilista, non... No, ma funziona un po' così. Perché siamo più sconvolgenti. Sconvolgenti, sì. Sconvolgenti. Senti, Antonio, cambia armadi, quando lo dobbiamo fare? Ottobre, novembre. Sì, dicembre, gennaio. Ma... Grazie ad Antonio Sanò. Grazie. Non lo sappiamo. Mi collego subito con il mio inviato attraverso questo meraviglioso megaschermo, perché ci deve dire qualcosa di importante. Fateci vedere il nostro inviato. Io vi parlo da New Orleans e ho in mano il Italian American Digest, The Italian American Voice of the South, è un giornale che esce a New Orleans, che parla delle conquiste degli italiani qui a New Orleans. Proprio qui arrivavano le navi da Palermo che portavano i coloni che hanno reso grande questa città e che hanno contribuito soprattutto alla nascita del jazz. Vi dico soltanto per divertimento i nomi dei più famosi musicisti italiani e siciliani in particolare che hanno fatto il jet: Giuseppe Alessandria, Tony Almerico, Frank Assunto, Freddy Assunto, Papa Jack Assunto, Dominic Barocco. Signore e signori, il mio inviato Renzo Arbore! Olè. Basta! Ma che basta! Sono caduto da uno showboat inviato da New Orleans. Grazie, maestro, professore. Ragazzi, per me la possiamo chiudere qua. Non esagerate.
Guardate che... Non gliel'ho detto io, eh? Io c'ho sempre paura della commemorazione, c'ho sempre paura dell'applauso per anzianità, quindi preferisco più breve la cosa. No, ma siccome te lo fanno da quando eri ragazzino, bambino te lo facevano questo applauso. Allora, Renzo, che devo dire, se stasera sono qui? Allora, se stasera sono qui lo devi... Sono qui perché poi parliamo di jazz, se stasera sono qui perché mi ha invitato... Teresa Mannino, se stasera sono qui è perché Teresa viene a vedere i miei concerti, se stasera sono qui, quante ne vuoi di se stasera? Ma guarda, ci facciamo il promo con questo se stasera, va? Se stasera sei qui è per raccontare una storia speciale. La storia di questo Nick La Rocca. Prego, se ti vuoi accomodare. Io mi posso accomodare, però siccome sono... No, non ce la faccio. Perché? Perché non sono abituato, io sono un gentleman, uno sopravvissuto. Una signora come te non può stare, a meno che non ti abbassi come se fossi... Vabbè, però sembra che è brutta questa posizione. Sì, lo so, non è elegante. È un po' bruttino, voi fate finta che ci sia uno sgabello. Perché... Non posso parlare con una signora che sta in piedi mentre io sono seduto. Perché ho fatto danza, hai pure capito? Accavallato le gambe, come se fosse. Ho fatto danza e ho il muscolo qua che... No, vedi che ci portano uno sgabello, che meraviglia. Bello sto sgabello. Bello, ma non ho Salutiamo Come Nino, uno dei ballerini cinesi, il nostro corpo di ballo cinese. E... Allora mi devo sedere qua, ma poveretti, Come no? non Quanto... era previsto. No. Oh, quanto devo parlare? Dimmi tu, perché dipende. Io vado a metraggio. Noi ce ne freghiamo allora, dei minuti. Allora, Nick La Rocca, che abbiamo visto... Questo è una chi è parte... Chi è Nick La Rocca? Allora, perché questi parlo... non lo so. Allora, quello che è stato visto è un piccolissimo incipit, conosci il latino, significa comincio a Palermo. Comincio. Voi lo chiamate comincio. Comincio. Ma in latino si diceva incipit, di un programma che abbiamo fatto con la regia di Riccardo Di Blasi a New Orleans, parlando delle origini italiane del jazz, che ancora non si sa. Italiane, allarghiamoci, italiane. Siciliane sono no, le vabbè, origini. Siciliane perché? Allora, pochi sanno, perché gli americani hanno sottaciuto questa storia. Come poi dite, ti dico una cosa. No, perché io quando dico certe parole so già che le battute sottaceto, sottaciuto. No, non dico niente. non lo stavo dicendo, sottaceto non lo stavo dicendo. Ogni tanto ti do le... Allora, no, sono abituato, è una vecchia scuola mia, di quella di fornire l'esca. Allora, hanno sottaciuto gli americani che il jazz è stato inventato anche... dagli italiani, ma da tanti italiani, perché quando New Orleans diventò una città americana, da francese che era, fu venduta dai francesi agli Stati Uniti insieme con la Louisiana, gli americani regalavano il terreno a chi lo coltivasse e quindi siccome arrivava ogni settimana una nave da Palermo che si chiamava insomma, sommariamente nave Palermo, arrivarono questi musicisti quasi tutti di banda e quasi tutti che facevano altri lavori ma che dovevano raccogliere il cotone, fare altro, coltivare contadini il terreno, musicisti. Con i loro strumenti. I neri avevano gli strumenti e percussioni, eccetera, si incontravano in una piazza che si chiamava Congo Square, che adesso si chiama Armstrong Park, e lì è nato il jazz. C'era anche il contributo dei francesi, dei canadesi. Ma a noi non ci interessa, ma perché alla fine i francesi... Perché canadesi. Il primo disco nella storia del jazz, e questa è la cosa più importante, l'ha fatto un italiano, che si chiamava Nick La Rocca, era un siciliano di Saraparuta, e l'orchestra, la prima orchestra che ha inciso nella storia del jazz un disco di jazz, si chiamava Original Dixieland Jazz Band. Jazz. Non c'era ancora jazz, non c'era ancora jazz. Da dove deriva la parola jazz? Visto che c'ho questo dubbio, c'ho il fidanzato musicista, no, mi sfogo. Jazz era un po' l'atto sessuale, era vagamente. E ritorno sì, perché si suonava lì nelle case dove venivano i marinai, un porto famoso. Jazz era proprio come fare sì, sesso? Però poi, siccome i ragazzi di New Orleans cancellavano la J e rimaneva solo ass, che ass in americano ass significa... è un signore, non lo può dire. Non lo può dire. Sedere, culo, sedere, significava culo. Sedere. Non io non si sono dice una signora, sedere. Io lo tutti posso... dicono la parola giusta, io sedere, fammi sedere, dire una vecchia... Va bene, sedere. Ecco, e quindi, capito... Secondo me però un po' te la sei inventata questa cosa, perché tu siccome... te la sei inventata tu, allora, diciamolo che Arbore è un palermitano clandestino. Lo devi dire. Vabbè, è un palermitano clandestino. Allora, per farsi dare la...
diciamo, la cittadinanza e poter entrare in città tranquillamente. Se sei inventato questa storia? No, no, non è inventata, anche perché Salapaguta, provincia di Trapani, sì. E quindi poi quindi non ce n'è. Poi perché è verissima, sono stati scritti dei libri. Eccetera. No, è vero che sono palermitano clandestino perché mi piace molto il cibo di strada, street food palermitano. Certo, lo street food. Mi piace molto, vado a Palermo spesso a fare la spesa, poi ritorno la sera con la mia sporta surgelata. E poi la prima volta che sono andato, mi ricordo, a fare un concerto, la cosa del bar, mi ha detto: signor Arbore, vuole salito il caffè? Dissi: guardi, se lo fa con la moca è salito, se lo fa con la napoletana è sceso. E invece vuole salito il caffè significa vuole che glielo porti in sala. Certo, che c'è bisogno di tradurlo. Non l'ho capito. Salito il caffè. Sì, esci il cane. Esci il cane che lo piscio. Esci il cane, delle cose eccetera, no? Esci la macchina dal garage. Esci la macchina dal garage. Un giorno sono andato a comprare i babbaluci. I babbaluci sono le lumache. Lo sanno, i babbaluci. No, è che lo sanno, i babbaluci. I babbaluci. I babbaluci. Sono lumache. Come te li mangi tu i babbaluci? Col canino. Col canino. Si rompe la lumaca col canino e poi fa... Sono andato lì al quartiere, lì, eccetera. Dove? Cioè, dove te li prendi i babbaluci? I babbaluci, qui vicino al porto, lì. E sono andato e dice: no, oggi non ci sono, escono alle 4. E dico: dove vanno i babbaluci alle 4? Che non c'è nessuno. È un giorno di giornata caldissima. No? Escono, e così. E poi... Fanno le panelle. Cosa mangi? Sono esperto in cibi, diciamo, pericolosi nel mondo, perché c'è anche la mecisca, che è una cosa pugliese del quale non ti parlo. Perché... No, io allora ce l'hai detta, allora la vogliamo sapere. Vabbè, non c'entra niente, però anche voi avete la frittola. La frittola. La frittola è praticamente un resti di animali vari, tritati fughiosamente, messi sotto una coperta. C'è un cesto. C'è uno che... In un grande recipiente. Sì, c'è il cesto. E molto caldi, perché se no puzzano di carogna. Posso dirlo? Si può dire, abbiamo detto culo. Allora... Possiamo dire anche carogna, non è che... Sì, perché... Sai perché? Allora, c'è il cesto. Il venditore al capo mette la mano, naturalmente già usata molte volte, e te la mette nel panino cose. Perché tu non la vedi. Non la devi vedere, perché sennò non la mangi. Io una volta ho avuto l'ardire di portarmela a Roma. L'ho messa in aereo e ho visto che tutti cercavano il cadavere, praticamente. Poi ho dovuto confessare. Lo sai, lei ride perché sa che è vero. No, come è possibile? Te la sei portata a Roma? Perché quando diventa fredda puzza proprio. Ma come te la porti a Roma la frittola? La frittola va mangiata a Palermo, se no muori quando te la mangi. Ma io la volevo congelare. La volevi congelare? Sì. Allora io vorrei chiedere a Renzi di raccontarci... No. Vabbè, intanto Renzi è ancora... ti posso chiamare Renzi? Non ti posso chiamare Renzi, ti devo chiamare maestro, non c'è neanche... Se non mi hai insegnato niente, purtroppo... Non so, ti so parlare, io facevo il presentatore. E non so parlare, sedute, allora che dobbiamo fare? Ah. No, vabbè, allora sediamoci. Vabbè, no, stiamo in piedi, va? No, allora, a Palermo ti adorano, lo sai vabbè. Ma vorrei che raccontassi quell'aneddoto del tuo fan... di Caserta. No, mamma mia, lei è piaciuto talmente questa storia. È troppo bella. Perché, allora, fatto il concerto, era appena partita da Roma, quando a un certo punto io faccio Roma-Napoli per raggiungere l'orchestra, prenderla e fare la tournée e andare in Sicilia. E mi sono fermato per motivi idraulici, come dicevo Totò, a Caserta Sud. A Caserta Sud comincia l'assalto dei napoletani. L'assalto dei napoletani. E quindi il primo che ho incontrato, pulendomi il tergicristallo, che era molto sporco, mi ha guardato dentro e ha fatto: qui, signor Arbore. Va affacciato ogni tanto a casa, eh? Cioè, io era mi sono naturalmente, perché non sono abituato. Era sì. Poi ho detto: no, io mi affaccio perché devo fare una cosa urgente, mo devo andare in bagno, poi ci vediamo dopo. Facciamo una fotografia. Sì, va bene. Mo me ne vengo con voi. Ho detto: ma devo andare in bagno, devo fare la toilette. Sì, ma me ne vengo con voi. È venuto vicino a me, naturalmente, scherzando, come avevo con la clarinetto. Chissà perché. Pensano sempre che il clarinetto sia una canzone a doppio senso.
che no. Non è così, no. No. È una vecchia canzone, senso unico. Senso unico. E quindi poi te lo domandano, poi mi voleva dare la mano subito, ho detto no, guarda, leviamoci un attimo. Prima, e questo dice, è il prezzo da pagare. E mo ci facemmo una bella fotografia. Dico sì, però andiamo fuori, Caserta Sud, manco fosse Hollywood, ho detto però al sole è bellissimo, cioè, no, l'amma fa qua la fotografia. Dico ma perché scusa, cioè, cioè, i sanitari, io devo dire a mia moglie, se no non ci crede che ho fatto la pipì con Renzo Agno. I telefonini, dottorino. Grazie maestro. Bella. Grazie. Io porto bene. Io ti terrei qua per sempre. Se mi vuoi toccare l'incipiente gobba. No, io ti toccherei tutto, ti toccherei tutto. Ok, Teresa Mannino. Grazie Renzo a tutti. Arbore. Grazie, grazie. Grazie. Io lo amo. È l'utile che lui dice di no, ma io lo amo. Allora, siccome siamo alla 7, non possiamo non fare satira e quindi abbiamo una piccola quota rossa. Ce l'abbiamo, ci tocca, abbiamo la nostra quota rossa e quindi chiamerei qua il nostro diciamo comico di sinistra, Gianluca De Angelis. Oh, ci tocca, ragazzi. Compagni! Esagerato! Compagni della 7! Cosa fa? Esodato! Basta, compagni della 7, basta quel pugno, basta, basta. Tutti assieme leggiamo la compagna Teresa Mannino. Teresona, 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 Teresa Mannino. Grande applauso. Applaudi. Gianluca, un artista di spessore. Grazie. Un artista di spessore. Lo stesso di una lastra. Teresa Mannino, grande applauso. Scusa, ma non dovevi fare satira? Un artista... Non dovevi fare satira, aspetta. Fai satira. Un artista che passa dalla TV al teatro, ritorna al cinema, ripassa in TV, poi ritorna al cinema, il tutto senza mai fermarsi a mangiare. Teresa Mannino, grande, grande. La tipica bellezza siciliana, guardatela. Sembra lo stretto di Messina. Teresa Mannino, Teresona. Non lo assecondate. Teresona, allora, Teresona, Teresona. Fai la battuta. Dai, ti salvo di satira politica. Teresa Mannino, cosa fai tu qua alla 7? Questa è una rete di intellettuali. Qui c'è la compagna Bignardi che fa le invasioni barbariche. C'è Lerner che fa l'infedele. C'è la compagna Parodi che fa il malloreddo al ragù. Cosa fai tu qua, Teresona? Ci sei tu, infatti, fai la battuta di satira. Io ti salvo satira, il programma. Fai la battuta di satira e te ne vai. Dai, grande pezzo di satira politica. Così falla, come, è da mezz'ora così come mi ha insegnato il compagno Enrico Brignano. Dunque, allora, vado subito sull'attualità. Ciao Enrico, basta con questa casta, non se ne può più. Basta con la casta. Ma questo è populismo, qualunquismo. Sapete qual è l'unico politico paradossalmente contro la casta? Berlusconi, perché lui alla casta preferisce la maiala. Vai, è la prima l'ho tirata, vai. Questa sarebbe la satira. Questa è satira impegnata. Salverò io la 7. Questa sarebbe la satira. Perché sembrava un programma di centrodestra fino adesso. Chi è il tuo autore? Pier Ferdinando Casini? Fammi capire. Altra battuta. Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, scenderà in campo il 13 settembre e tutti si sono chiesti ma perché non l'ha fatto prima? E perché lui non sapeva se schierarsi con la destra o con la sinistra. E questa sarebbe satira. E girerà l'Italia tra l'altro in camper, lo sai, no? Certo. Idea ciulata, strano amore. Vabbè, lasciamo perdere, questo è un altro discorso. E tu sai che... questa è la satira che devi fare. Aspetta, questa è la satira, io chiudo il programma. Adesso arriva la battuta impegnata. Camper, perché il camper? Perché è un messaggio che lui vuol dare ai giovani. Sì. Scordatevi la casa, rimarrete per sempre in campeggio. Questa è la satira delle feste dell'unità. Cosa fate l'applauso? È un testo che ho scritto col compagno Ascanio Celestini. Vado avanti, cara Teresona. Veramente Matteo Renzi in questo giro per l'Italia toccherà delle tappe importanti, lo sai, sarà Gallipoli, Roccaforte, sì, di D'Alema, certo. Poi andrà a Vasto, luogo dell'incontro fra Bersani, Vendola e Di Pietro, e poi toccherà quelli che sono proprio i luoghi della sua formazione politica e intellettuale. Gardaland dell'Acquafan di Riccione. Matteone Renzi, un bel applauso a Matteone, dai, grande.
nonostante gli scandali, le proposte dei film porno, la Minetti non se ne va dalla regione Lombardia. È proprio vero che quando vede il Pirellone non capisce più niente. Basta, te ne devi andare allora, su questa battuta. Diamo, compagni della Sette, salverò io il programma. Ci vediamo tra poco. Cinese perché c'è la crisi, li abbiamo presi i cinesi che costano meno, però sono belli, vero? Dai, fate un altro applauso. Allora ve li presento perché anche io non li conosco bene, insomma la prima puntata, allora erano chiusi a fare le prove e... Xu. Xu, da dove vieni? Cina. Vabbè, abbiamo detto il corpo di ballo cinese. Shandong. Shandong, Shandong, ok. Su? Alessandra e vengo dal Vietnam. Vabbè, sempre Oriente comunque. Nino e vengo da Buccinasco. Vabbè, scusate ragazzi, grazie. Il nostro corpo di balli non è Shanghai. Un motivo ci sarà. Si chiamano non è Shanghai perché non ce ne sono cinesi praticamente. Ah, mi sono scordati, volevo fare la prova delle bacchette. Per vedere qual è la forchetta, qual è il coltello. Non sono scordato. Vabbè, siamo sempre sulla Sette, lo dico per il pubblico della Sette che giustamente non è abituato a vedere una tamarra così sulla rete. Sono abituati a vedere Lily Gruber, no? Gad Lerner e Teresa Mannino. Cioè, è brutto. Mi devo trovare un nome d'arte, secondo me. Teresa Mannheimer. Faccio pure i sondaggi. Vabbè, comunque diciamo che adesso io vorrei raccontare una storia. Mi faccio aiutare per questo dal nostro, diciamo, dal nostro intellettuale da compagnia. Non interrogano, non vi preoccupate, non interrogano. Nel caso mai vi difendo io. Beh, dunque, dottoressa Zambotti, vogliamo raccontare una storia che è quella degli imbonitori. Una storia molto affascinante che per l'antropologia è un po' la morte sua, diciamo, perché... Certo, che è proprio il linguaggio tipico dell'antropologo, la morte sua. No, vabbè, per dire modo divulgativo, che è proprio un oggetto molto interessante per tutti gli antropologi, perché l'imbonitore è il venditore all'incanto. Dobbiamo immaginare un po' i mercati rionali, in questo caso per la storia che stiamo per sentire, la Milano degli anni 50-60... la fine della guerra, quasi il boom economico, per cui momenti in cui cominciavano a girare un po' di soldi, e questi erano venditori all'incanto nel senso che vendevano imbrogli, così li definivano loro, tra l'altro, non è che non mi permetterei mai, l'antropologo usa il termine che usa dal popolo. Bravissima. Esattamente, per cui imbrogli. E come facevano a venderlo? Affabulando, praticamente meravigliando, stupendo, in qualche modo vendendo un sogno. Vendeva, imbrogliava, faceva finta di l'acqua santa, quelle cose. La galanga, che era una radice che rendeva i denti bianchi, ma in realtà veniva venduta da imbonitori che venivano dalle colonie, la Somalia, l'Eritrea, per cui erano scuri di carnagione, no? Per cui bianco e nero. Cioè i denti sembravano bianchi perché erano esatto, okay. Esattamente. E noi abbiamo l'ultimo testimone di questa
famiglia, discendenza di questa... dei più celebri imbonitori italiani, sì, dei più celebri imbonitori italiani, lui è il più simpatico dei ciarlatani ed è Raul Cremona. Ciarlatano! Raul, mi siedo qua. Ma come siamo belli! Allora, tanto... Il più simpatico e il più bello dei ciarlatani. Beh, hai detto una bella cosa, mi fa piacere. Non, il tuo nonno era... Cioè, simpatico, va bene, ciarlatano, se stasera sono qua è per chiarire anche sto fatto. Vabbè. Ciarlatano suona come un insulto. No, ciarlatano. Ciarlatano dice a te. Ciarlatano, sei ciarlatano? Ciarlatano, tra l'altro tu lo usi in una maniera impropria, cioè non conosci il significato, l'etimologia della parola. Un po' è diventato un po' dispregiativo, diciamo. Che è dispregiativo, cioè tu l'hai usato in maniera dispregiativa. No, nel più profondo di te tu hai voluto... Sì, un po'. Allora spiegami qual è il significato. Spiegamelo te. Non lo so. Spiegami il significato della parola ciarlatano. Te lo spiego io. L'etimo in due parole, ciarliero e cerrettano. Ciarliero, lo sappiamo, deriva da ciarla, parlare. Cerrettano invece deriva da Cerreto Umbro, che è un paesino in provincia di Spoleto, di Orvieto. Nel 400 una bolla papale concesse a dei mendicanti di girare per tutta l'Europa chiedendo l'elemosina. Siccome molti di questi salivano sul banco, da lì si dice salimbanchi. Oppure saltimbanchi, siccome molti di questi avevano, come dire, la parlantina, parlavano, salivano e mostravano l'orvietano, cioè che arrivava da Orvieto, da Spoleto, da Cerreto Umbro, quindi sono cerrettani perché provengono e sono ciarlieri, ciarliero perché parla, cerrettano perché viene da Cerreto Umbro, le due parole messe insieme diventano ciarliero, cerrettano, ciarlatano. Lo sapevate? Adesso lo sapete. Non lo sapevo neanche io, aiutami, anche se sto adesso nel ciarlatano, aiutami. Adesso ti domanderai cosa c'entra mio nonno. No, infatti, siccome tuo nonno, allora io non voglio offendere i nonni altrui, quindi cosa faceva, l'imbonitore, il ciarlatano? No, non è che, non siamo nel 600 praticamente, dove c'era, il ciarlatano non aveva, andava in giro col marasso palustre, capisci? Cioè mostrava il marasso palustre. Il marasso palustre, certo, è un serpente. Il marasso palustre, se lo conoscono tutti. Non è una vipera, ma la vipera morde come la vipera, cioè mostra il marasso palustre che ti morde, però non muore, perché lui alla fine mostra l'orvietano, che è la panacea che risolve qualsiasi male. Beve questo orvietano e guarisce, che in realtà praticamente non è così. Cioè non è l'epoca degli accapponi, degli allacrimanti, degli spettini, dei cocchini, dei bagnacaldi, capisci? No, questo, aspetta, queste sono, sì, le... Che cos'è l'allacrimante? È un mendicante, è un viante che va in giro, mannaggia, non ce ne ho soldi, allora non è che se non ne ho, non ne ho. Oppure gli accapponi erano simili agli allacrimanti, ma... Dai Raul. Cade dai tacchi, bisogna stare attento. No, non hai capito? Cado. Cos'è rimasto di questa cultura oggi? Niente. Come niente? Cos'è rimasto? No, scusate, allora, la televisione che c'è stata. No, allora, Giorgio Mastrota, scusami, cioè fa qua, cioè lui in televisione vende i materassi palustri, comunque. Cosa vende? Il materasso palustre. Quindi è un allacrimante televisivo, non lo so. No, cos'è rimasto? Cos'è rimasto veramente di questa cultura? Tavolo? Cosa dovrebbe entrare? Il tavolo. Dovrebbe entrare velocemente. Perché però... i cinesi li utilizziamo per... Mi metto di qua. Please, okay. Allora, questo tavolo, perché adesso faremo un esperimento. Entriamo un pochettino, diciamo, nella psicologia della piazza. Immaginiamo per un attimo di essere una piazza degli anni 50, degli anni 40, agli inizi del secolo. Immaginiamo che il tavolo, l'imbonitore, il venditore d'incanto, le mani, non è che tu arrivi, appoggi la mano e ti metti qua. Cioè, c'è un rispetto della zona. Cioè, quello sta di fianco così, quella gente bassi. Un attimo che mi siedo, no, caso a fuori. A questo punto immaginiamo che tu sia un passante, vediamo, tu passi davanti e vedi, cioè io adesso, no, per attirare la tua attenzione posso anche sorridere coi denti d'oro. Tu arrivi, prova a camminare, guardi, stop, questa è la camminata di uno che schiaccia le cacche, non va bene, cioè la camminata di un passante, che è qualcosa tipo cammina, ad un certo punto guarda, come per dire, si guarda intorno, cioè vorrebbe ma non può, prova a farlo, cioè guarda, vorrebbe ma non può.
questa non ti riesce. Bene, fermiamoci qua. Ma ci stavo provando. Facciamo un'altra prova. Tu ti avvicini al tavolo perché vuoi, sei curiosa, vuoi capire che cosa succede dietro quel tavolo. No, vediamo. Spavento, sì, vediamo. Facciamolo, siamo che può fare. No. No, non perché nessuno si avvicina, non è che se la gente, cioè, tu ti avvicineresti, voi vi avvicinereste al tavolo? No, perché hai un po' di, cioè, cos'è che vuole vendere? Andrea Vent, cos'è? Giusto? Quindi ci vuole quindi una tecnica, ci vuole una tecnica che è legata, mettiti qua, una tecnica che è legata alla piazza, cioè alla cultura della piazza, cioè sì, quel linguaggio che, diciamo, i venditori d'incanto usavano, che si chiamava furbesco o sinto, con quelle parole Berta, improsare, certo, che ne so, saraffo, maraglia, treppo. Cos'è il saraffo? Treppo? Saraffo è una sorta di compare, cioè uno che fra il pubblico spinge l'attenzione verso il tavolo. Ah, quindi no? Non erano da soli. Ce ne sono tanti, c'è quello che praticamente è il primo, quello che spinge la folla, cioè si avvicina, come ho detto io prima, si sposta ad un certo punto, però anche tu vuoi avvicinare, non lo fai. C'è un altro saraffo che sta dietro che spinge così, hai capito? Oh. Attenzione. Questo ora tocca. Vedrai della gente qua che si avvicina, mentre io ti spingo, tu ma ti avvicini. Tocchi? No, non tocco. Non tocca, A questo punto tu sei finalmente davanti, l'imbonitore può metterti gli occhi finalmente negli occhi. Tu mi insegni che nella prossemica, archeologo, scusa, correggimi, è antropologa, diventò archeologa. Era in mezz'ora di trasmissione diventò archeologa. Ma ha detto anche l'archeologo che la prossemica praticamente quella tecnica, quella scienza nella quale noi cerchiamo di capire il linguaggio del, cioè io ti parlo da qua, c'è una distanza, giusto? Io manco ti considero, giusto, ma giusto. Se io ti parlo così, a questo punto io ho invaso la tua. Ci sono due motivi: o ti voglio baciare o ti voglio picchiare. Ti picchio, la prossima volta ti picchio. Bene, a questo punto sei arrivata qua. Va. Diciamo, in tutto questo discorso serve per far capire che forse questi argomenti, questa cultura non è andata completamente persa, sopravvive in qualche modo. Per esempio, nel gioco delle tre carte. Hai presente? Sì, qualcuno di voi ha mai giocato al gioco delle tre carte? C'è qualche fesso che ha giocato al gioco delle tre carte? Sì, c'è lui, c'è. Ecco. Hai vinto? Hai vinto, no. Ti spiego perché in questo gioco non si vince mai. Dopo ce lo spiego. Ora, vai, no, ve lo spiego subito, ve lo spiego subito. Allora, immaginiamo di avere, eccole qua, le tre carte. Il gioco è molto semplice. Hai dei soldi? Tu hai soldi? No, sì, perché c'ho la borsetta a Zambotti, c'ho la mia borsetta. Vai a prenderla. Perché qua siamo alla 7, tutti intellettuali, ma con la cultura non si campa. No, perché questo gioco non si può fare. Non si sa mai che mi fottono i questo soldi gioco non si può fare. Prendi tutto quello che hai, possibilmente anche i pezzi grossi più interessanti. Allora, è tutto quello che ho portato. Cosa c'hai? C'ho pure la carta di credito, ti portala, serve? Va bene. Sì, mettiti. Vabbè, ma è tipo magia o gioco? È magia, me li bruci questi soldi o no? Vuoi farlo testo gioco? No, perché? Allora, ti spiego. Anticamente questo gioco era basato sulla velocità, cioè le carte vengono mescolate velocemente così, poi viene mostrata la carta vincente, in questo caso l'asso di picche, ok? Metto l'asso di picche sul tavolo alla sinistra, poi metto quest'altra qua, poi questa qua, poi giro le carte e chiedo di puntare. Dove punti? Perfetto, e hai perso perché qui non c'è l'asso di picche, c'è l'otto di quadri. Okay. È l'inizio. Vabbè. L'otto di picche è sempre dove meno te l'aspetti. Vabbè, perché in questo gioco non si vince mai. Perfetto. Ora, quando ti sembra evidente, e adesso questo è l'errore più grosso, quando ti sembra per esempio che la carta vincente, l'asso di picche, quella sulla quale tu metteresti i soldi, ti sbaglieresti perché l'otto di picche è sempre in mano. Ma non avevo puntato. Eh? Non avevo puntato. Sulla fiducia. Era normale, lui ha vinto questo gioco, non hai vinto. Ora, cosa succede? Succede che anche chi fa questo gioco deve stare attento, perché dall'altra parte i malandrini stanno da due parti. Non è solo di qua il malandrino, perché questo è un gioco d'azzardo, quindi è proibito, non bisogna farlo, cioè non bisogna neanche giocare. Se dall'altra parte c'è uno scaltro, può succedere per esempio che su quella carta, la carta vincente, faccia una specie di pieghetta, la vedi questa? Sì. Si vede bene, ecco, la fa la testa. Allora, quando tu vedi questa pieghetta, chiaramente punteresti sulla carta la pieghetta. Con la piega, giusto? Sì. Perché è evidente che tu, cioè, sai che quella è la carta vincente, ok? E quindi metti i 100. Il rifaccio. E sbagli, perché anche qua, vedi, anche con la piega, la carta, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Per quale motivo? Perché in questo gioco non si vince. Ti voglio aiutare. Le carte rosse le metto qua, l'asso di picche lo metto qui, e poi prendo una carta qualsiasi, per esempio
questa, il fante di fiori. Metto il fante di fiori qua di fianco, metto via le carte e a questo punto faccio la mossa e ti chiedo di puntare la carta di credito. Vuoi puntarla? Posso fare una cosa? Ah, sai cosa devi indovinare? Sì, niente, questo lo metto già in tasca che va bene. Dov'è? L'asso di cuori? No, il fante di fiori. Qua. Mi dispiace, qua sono tutti assi. No. In questo gioco non si vince. Okay. Ma non è possibile. Ma scusa, ammetti che io per errore, no? Sì. Per errore punto sulla carta giusta e vinco. Non è possibile. No, per errore, per sbaglio, cioè, metto sulla carta giusta. Vinto. Di fronte ci sono tutti i compari, no? Tu sei lì davanti, hai fatto la tua bella sceneggiata. Quello ad un certo punto dice, polizia! Questo prende il banco e i compari ti si mettono davanti e fanno. Ho capito. Poi quando se ne vanno tu rimani lì come un babbo. Oppure uno può buttare il tavolo per terra, il tavolo cade, le carte si scompigliano e i compari cominciano a fare. Sì, il saraffo, ho capito. Oppure uno dice, ho visto la signorina con la sua mano spostare la carta, no, modestamente. Non ho spostato niente. Queste cose non si devono fare. E i compari. Ho capito. E lei rimane. Grazie, ti ringrazio, è un grande piacere. Grazie. È un grande piacere. No, scusa. Anche caro Mago. Raul, i soldi, Raul, i soldi, vabbè. Non ho capito, scusa. I soldi. Ho puntato i soldi che ho puntato sulle sul un gioco pezzo delle 100, carte? Un pezzo 50. Tu hai giocato al gioco delle tre carte? Sì, non ti ricordi, 2 secondi fa ho puntato. Non bisogna mai giocare a questo gioco, lo dico sempre perché in questo gioco non si vince mai. Tu ci insisti, io te lo dico. Grazie, Mona. Vabbè, ma tanti soldi non sono tutto. E la benzina ogni giorno costa sempre di più. E la lira cede e precipita giù. Svalutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi vanno giù. Svalutation. L'America è qua. Nessuno che ci segna non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Valutation. Jessica, amore mio, io amo questa donna e prima o poi gliela ruberò a Morgan, farò di tutto per conquistarti, tu lo sai. Allora Jessica, io l'ho voluta intanto perché è bravissima e poi perché è maledetta. A me piace perché è maledetta, capito? Che quanto di più lontano ci sia da me, maledetta. Cosa hai fatto di maledetto oggi? Mi sono fatta la doccia. Ah, ma pure io allora sono maledetta. Senti, allora intanto aspetti un bimbo, anzi una bimba, lo diciamo, si vede? Si vede, bella, cara, bella. Grazie. Femmina, vero? Sì. Abbiamo un'altra femmina, vai, un'altra femmina. Senti, sì. Perché ho scelto Svalutation, l'ha scelta lei perché? Così. Perché è una canzone del 76, appunto, che parla della crisi e la crisi. Mi dici le prime parole, no? Perché sembra scritta oggi da Draghi, sta canzone.
E la benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede, precipita giù, vabbè, la lira, prima c'era la lira, adesso c'è l'euro, insomma, la stessa cosa praticamente. La stessa cosa. Anche peggio, però va bene. Vabbè, dai. Dopo questo commento sull'economia fatto da Jessica, no, sì. No, io vorrei... Non parliamo più di questo. Non vuoi fare... Di che cosa vuoi parlare? Io, quando c'ho una sarda accanto, mi viene l'accento sardo. Già non ci bastavo io che non c'avevo l'addizione, pure a Jessica dovevamo prendere. Questa donna giovanissima ma eccezionale. Allora, intanto c'hai qualche voglia? Ce l'hai qualche voglia? Ti vengono le voglie? Sì, mi vengono le voglie. Di che cos'è che c'hai voglia? Vabbè, lascia stare, Jess. Un applauso a Jessica. Grazie. Ci vediamo dopo. Ciao. Bravissima. Io la amo, la amo. Siamo sempre la nuovissima trasmissione Se Stasera Sono Qui. Questo applauso è per voi che ci guardate da casa. Adesso abbiamo le solite quote rosse, le dobbiamo rispettare, purtroppo ne abbiamo o due o tre, non lo so. Comunque questa è la seconda quota rossa, Gianluca De Angelis, il nostro comico di sinistra, sperando che faccia satira. In piedi, Lino Russo, in piedi. Ma che piedi? Ma siedi, siedi. In piedi con l'inno russo, quella sembra Barbie, va. Teresa Mannino, Teresona, Teresona, Senti, Gianluca, sai che io ti stimo tanto perché comunque tu fai satira, sei un comico di sinistra, sei qui per darci la possibilità. Io sono qua, mandato dal compagno Ruffini. Cioè, io ho potuto mettere questo vestito solo perché tu, c'eri tu che facevi satira. Sì, fai satira, allora. Questo vestito sembra rivestita come Tina Cipollari a Uomini e Donne. Cioè, non so se Tina Cipollari? Ogni modo, qui, guarda, la situazione peggiora di minuto in minuto perché c'è proprio un picchetto qua fuori dallo studio. E c'è Monio Vadia che sta facendo lo sciopero della fame assieme alla compagna Dandini e al compagno Anni Chiarico della Valigia dei Sogni. Minacciano di darsi fuoco come dei bonzi se tu non interrompi. C'è anche una Pussy Riot che sta facendo lo spogliarello. Se tu non interrompi subito il programma. Dai, tutti assieme. Teresona. Senti, è inutile, questo è un escamotage perché nessuno ha riso con le tue battute. Non sai fare le battute, non sai fare satira. E allora, ciao, grazie. Smantelliamo anche questa scenografia che non mi piace. Devo dire, non è di sinistra. Sembra il privé del Pascià di Ibiza, veramente. Io non lo so chi ti ha fatto sta scenografia. Sabrina Tempesta, un applauso alla nostra scenografa. Un applauso alla compagna Tempesta. Ma come la compagna Tempesta? Come la compagna... E ora fai una battuta di satira, se no ti butto fuori. Adesso, vai, ti falla, salvo la devi fare subito. Ti salvo falla. Il programma con un pezzo di comicità veramente di sinistra. Riforma nella giustizia che passa da 3 a 4 gradi, lo sai? 3 a 4 primo gradi. Grado, appello, Cassazione, porta a porta. Dai, ridi, sei qua, su. Questo sarebbe la satira. Mario Monti è ancora lì, è una faccia veramente... cosa si dire di Monti? Sai che differenza c'è fra la faccia di Monti e il sedere? Allora, la faccia scoraggia. Questa è satira impegnata. Scusami, chiedi scusa perché questo monologo è il Presidente con Paolini. Io chiedo scusa al Presidente del Consiglio. Chiediamo scusa a PDL. Beh. Grande preoccupazione per la manifestazione che faranno a ottobre. Tutti quanti all'interno del partito si chiedono, ci sarà gnocca? Questa è la grande preoccupazione. Ha riso solamente un compagno di Rifondazione. Grazie, inquadriamolo, è là. Ma non esiste più Rifondazione. Teresona Mannino. Teresona, Teresona. Non è satira. Adesso vi presento una donna meravigliosa. Mi sono innamorata di lei, anche questa l'ho trovata su internet, bellissima. È una giovanissima donna italiana, anzi per me è salentina e per me è molisana, quindi proprio terrona. E che c'è da ridere? È terrona. Per farvi capire però chi è, che cosa fa, devo usare l'inglese purtroppo, è così, lo devo usare. Allora, lei è stata eletta Young Global Leader del 2012, no? Che cosa significa? Non lo sapete? Young Global Leader significa che voi avete avuto un'idea, lei ce l'ha avuta meglio di voi, cioè quella che ha avuto la meglio idea in Italia. Anzi, non ha avuto la meglio idea, lei ha saputo divulgare una meglio idea, perché lei fa l'information designer, cioè
rende semplici le notizie, i concetti, le informazioni che tutti devono sapere e che però sono difficili da comprendere. E lei è Angela Morelli. Benvenuta. Grazie. Se stasera sono qui è per parlarvi di acqua. Il mio viaggio è cominciato 5 anni fa e durante questo viaggio ho incontrato persone le cui ricerche mi hanno aiutato a rispondere ad interrogativi complessi, che spesso mi hanno indicato le parole giuste, i numeri giusti. Persone come il professor Tony Allan, premio mondiale dell'acqua 2008, come David Stonestreet, editore, come il professor Hoekstra, fondatore del Water Footprint Network, come Michael Flexer, scrittore, come Marta Antonelli e Francesca Greco, ricercatrici, come Gabriella Morelli, esperta di comunicazione sociale, come Tom Alsor, information designer, come me. E sulle spalle di quei giganti ci sono io. In una notte di ottobre del 2007, durante il mio secondo anno di master in information design alla Central St. Martins, a Londra, esausta dopo una delle tantissime nottate dedicate a fare ricerca, per cercare di capire come comunicare ad un pubblico che di scienza dell'acqua potrebbe non sapere nulla, quello che gli scienziati dell'acqua studiano con dedizione. Infatti, durante questo master, ho scoperto qualcosa di straordinario, degno di essere comunicato con bellezza, con chiarezza, con funzionalità, perché era sì straordinario, ma invisibile. Siamo abituati alla Terra, in tutto il suo splendore, in queste vesti, qualcuno lo chiama il pianeta blu, perché il 70% della superficie del pianeta è ricoperto di acqua. E non c'è soltanto l'acqua degli oceani, dei laghi, dei fiumi, c'è anche l'acqua presente nell'atmosfera, l'acqua presente nel terreno, l'acqua presente nelle falde sotterranee, c'è acqua ovunque. Ma cosa succede se prendiamo tutta quest'acqua e la racchiudiamo in una sfera? Bene, questo è quello che succede. Questa immagine è stata pubblicata il 18 maggio del 2012 dallo US Geological Survey. Questa sfera rappresenta tutta l'acqua presente sul pianeta a confronto con il volume del pianeta. Ora, la cosa interessante è che il 97,5% di questa sfera è acqua salata, solo il 2,5% è acqua dolce. La cosa ancora più interessante è che la maggior parte di questo 2,5% è neve o ghiaccio, solo lo 0,1% è direttamente accessibile per il consumo umano. C'è un'altra cosa interessante, che tutta l'acqua che esiste oggi sul pianeta è la stessa che esisteva quando il pianeta si è originariamente formato. La magia sta nel fatto che quest'acqua non è ferma, ma si muove instancabilmente, grazie ad un miracolo alimentato dal sole che si chiama ciclo idrologico. Quindi l'acqua evapora dagli oceani e dalla terraferma per formare le nuvole, per ricadere sulla terra attraverso pioggia o neve ed alimentare i laghi, i fiumi, gli oceani, le falde sotterranee. E questo ciclo funziona e funziona e funziona ancora ogni secondo, ogni minuto, ogni ora della nostra vita. Quindi l'acqua è una quantità finita che si muove attraverso un ciclo senza fine. E mentre l'acqua è una quantità finita, la popolazione della Terra cresce ad un ritmo sostenuto. 4 miliardi negli ultimi 60 anni e siamo sempre più assetati. Il ritmo con cui utilizziamo le risorse idriche del pianeta è troppo più veloce rispetto al ritmo con cui ci vengono restituite dal ciclo idrologico. Ma dov'è che utilizziamo tutta quest'acqua? Siamo abituati a pensare che l'acqua che usiamo è l'acqua che ci scorre materialmente tra le mani, quella che usiamo per bere, per cucinare, per fare la doccia, per lavarci i denti. Questo in gergo tecnico si chiama consumo domestico e secondo il Water Footprint Network ammonta a 137 litri per ciascuno di noi, ogni giorno. C'è un piccolo problema però, che il consumo domestico è solo una piccola parte del consumo totale. Ci sono due parti invisibili. La prima parte invisibile è l'acqua che viene utilizzata per produrre i prodotti industriali che usiamo ogni giorno, come la carta, il cotone, i vestiti, e questo valore ammonta a 167 litri ogni giorno per ciascuno di noi. Ma la seconda parte invisibile è la vera sorpresa di questa storia. È infatti l'acqua che viene utilizzata per produrre il cibo che consumiamo ogni giorno. E questo valore ammonta a 3.496 litri
ogni giorno per ciascuno di noi. Il 92% dell'acqua che usiamo ogni giorno si nasconde nel cibo che mangiamo. Quindi è importante chiudere il rubinetto dell'acqua quando ci laviamo i denti, ma è ancora più importante cominciare a pensare a quello che mangiamo e a come produciamo ciò che mangiamo. Il professor Tony Allan ha chiamato quest'acqua invisibile acqua virtuale, cioè l'acqua che viene utilizzata per produrre i prodotti che usiamo e soprattutto il cibo che mangiamo. Ma vediamo dov'è che si nasconde quest'acqua virtuale. Prendiamo in considerazione la carne di manzo. In un sistema industrializzato ci vogliono 3 anni prima che la mucca arrivi a macellazione. Prendiamo in considerazione una mucca dalla quale produrremo circa 200 kg di carne. Ora, durante questi 3 anni la mucca consuma 1.300 kg di mangimi come grano, orzo e avena, 7.200 kg di fibre come foraggio e fieno. Ora, per produrre questi mangimi e queste fibre abbiamo bisogno di acqua. E il valore dell'acqua di cui abbiamo bisogno per produrli è pari a 3 milioni e 60 mila litri. Poi dobbiamo sommare i 24 mila litri per far bere l'animale e i 7 mila litri per la pulizia e la macellazione. Quindi alla fine dei nostri 3 anni avremo utilizzato 3 milioni e 91 mila litri di acqua, il che vuol dire 15.400 litri per un chilo di carne. Ora, riuscite a visualizzare nella vostra testa 15.400 litri? Se questo è un litro, questi sono 1.000 litri e questi sono 15.400 litri. Un muro di 23 metri per 14 metri, tutto nascosto in una bella bistecca. Ecco perché la mucca è diventata pazza, per i sensi di colpa. Povera mucca! Non ci posso credere! Povera mucca! Povera mucca! Mamma mia! Però, grazie al lavoro di ricercatori e scienziati, noi oggi conosciamo l'acqua virtuale di migliaia di prodotti e sappiamo, ad esempio, che ci vuole molta più acqua per produrre la carne che per produrre ortaggi e frutta. Quindi ho 2 consigli che potete portare a casa oggi. Il primo, la quantità e il tipo di carne che mangiamo sono fondamentali. Cercate di scegliere carne che arriva da animali allevati al pascolo, che si sono nutriti di erba, quindi di acqua già presente nel terreno. E soprattutto cercate di prediligere le carni bianche alle carni rosse, perché per produrre le carni bianche ci vuole meno acqua che per produrre le carni rosse. Vabbè, l'ideale forse è la dieta mediterranea, no? Pasta, pizza, pane. Infatti la dieta mediterranea è amica di un consumo di acqua più sostenibile. Allora, io mangio più pizza, però tu mi concedi gavettoni e grigliata a Ferragosto. Te lo prometto. Vabbè, ma quello non me li togli. No, mai, mai. Vabbè, grazie. Il secondo consiglio, importantissimo, è legato al fatto che in economie come la nostra buttiamo il 30% del cibo che compriamo. Il 30%. E con quel 30% noi buttiamo via tutte le risorse che sono state utilizzate per produrre quel cibo. Nel 2011 l'Italia ha importato un volume di acqua virtuale come beni alimentari pari a questo numero. 101.416 milioni di litri. Da dove arrivano tutti questi prodotti? In base a cosa li vogliamo sulla nostra tavola? Come possiamo gestire l'import-export di acqua virtuale in modo da ottimizzare la gestione delle risorse idriche del pianeta? Il mio viaggio attraverso il mondo dell'acqua mi ha permesso di arrivare dove non avrei mai immaginato. Ho sperimentato quanto sia complesso ma bellissimo collaborare con ricercatori e scienziati al fine di migliorare la comunicazione della scienza. E avendo avuto l'opportunità di parlare diverse volte con il professor Tony Allan, ricordo che al termine del nostro primo incontro gli chiesi: professore, ma dov'è la soluzione? E lui mi ha risposto: Angela cara, l'acqua virtuale non è una bacchetta magica che ci permetterà di spazzare via i problemi idrici del pianeta, ma ci può indicare delle soluzioni sagge ed utili e soprattutto ci può far capire qual è il nostro ruolo in quelle soluzioni. E questa comprensione ha un'importanza vitale, perché conoscenza e volontà ci permetteranno di costruire il futuro che vogliamo e soprattutto il futuro di cui abbiamo bisogno. Grazie. Angela Morelli. Grazie. Voglio accogliere una donna meravigliosa che
improvvisamente così un po' sparita, se n'è voluta andare un po' così dalla televisione, insomma le è piaciuto farsi, le piace farsi desiderare, noi l'abbiamo molto desiderata, ha accettato il nostro invito ed è la mitica Cinzia Leone. Buonasera. Benvenuta. Buonasera a tutti, salve, buonasera. Eccomi. Se stasera sono qui è per parlare del mondo del lavoro, che non è più il mondo del lavoro, ma è un mondo di gente senza lavoro che rincorre solitamente un mondo di gente senza sorti. Se stasera sono qui è per dare voce a Tecla Peroni. Chi è Tecla Peroni? Una donna, una di noi, una delle protagoniste del nostro tempo, che come tutte le protagoniste del nostro tempo c'ha una figlia disoccupata. Tecla è proprio l'emblema, la rappresentazione di tutte le contraddizioni di questo momento storico. Quella per cui, non so, lo stesso tesserino sanitario ti serve per comprarti le sigarette a sera prima al distributore e per andare a curare l'enfisema il giorno dopo perché te sei fumate. Quella contraddizione per cui lo stesso stipendio di 800 euro ti serve per riuscire a pagare il mutuo e bollette a spesa benzina e l'IMU. La stessa contraddizione per cui lo stesso posto di lavoro, uno, ti serve a risolvere il problema dei 3 milioni di disoccupati. Tecla ha una figlia disoccupata che una mattina però esce di casa dicendole che ha trovato un lavoro. Tecla è molto preoccupata perché ha paura che la figlia, più che aver trovato un lavoro, abbia semplicemente trovato una situazione per cui l'hanno presa a fare un'altra volta uno stage, che in francese vuol dire ostaggio. Tecla c'ha paura che abbiano presa un'altra volta a fare lo stage per 2 o 3 mesi e poi la rimandino a casa, come al solito, senza stipendio. Tecla vorrebbe parlare con la figlia, ma è molto difficile perché purtroppo il telefono a casa di Tecla, a causa di quelle persone senza lavoro che rincorrono gente senza soldi, squilla come a casa nostra dalla mattina alla sera. Però proviamoci. Eccomi. Io voglio sentire eccomi parlare qua. Tecla. Aiutami. La voglio, accolgo Cinzia perché voglio che si incarni lei il io personaggio Tecla di Tecla. Peroni. E quindi io mi lascio a Cinzia Leone. Oh. Pronto? Pronto, buonasera, sono Simona della Consumolo. Si ricorda di me? No, anche a me fa molto piacere risentirla. Le volevo proporre Consumolo. E che è? Il nano del consumo, un sistema di risparmio che vanta numerosi prodotti a basso consumolo. Le ricordo che Consumolo è il nano più approvato da Biancaneve. Le interessa? No, bella, guarda, non mi devi chiamare oggi, mi devi lasciare il telefono libero, perché io devo riuscire a parlare con mia figlia che ha trovato un lavoro. Non mi devi chiamare, capito? Mi devi lasciare il telefono libero. Pronto, pronto, buonasera, sono sempre Simona della Consumolo. Siccome prima l'ha sentita molto interessata, le volevo proporre il nostro pacchetto risparmio di elettrodomestici a basso consumo, nel senso che se lei, oltre alla nostra televisione, acquista anche il nostro frullatore, il nostro aspirapolvere, la nostra centrifuga e li accende tutti contemporaneamente, il consumo della televisione non lo paga, pensi, è pari a zero, se rende conto? Te credo che è pari a zero, se io accendo la televisione insieme al frullatore, aspirapolvere, la centrifuga e che altro me lo rivende e che non mi ricordo che altro, è chiaro che io la televisione non la sento, quindi che la accendo a fa? Certo che la sente e se la mette a tutto volume, non vorrei che lei ci avesse qualche problema di udito, che non ci sentisse bene, io ci sento benissimo, qua se c'è una che non ci sente bene sei te, perché ti ho detto che non mi devi telefonare, mi devi lasciare il telefono libero, hai capito sì o no? Oh, pronto, pronto, buonasera, sono sempre Simona della Consumolo. E mo perché parli piano? Non so io che parlo piano, purtroppo, come gli dicevo prima, è lei che non ci sente. Infatti le volevo proporre il nostro apparecchio a basso consumo, acustico, pensi, fa energia solare. Che vuol dire? Che se lei prende un pochetto di sole la mattina, il pomeriggio ci sente. E la mattina dopo, che non ho preso il sole la sera prima,
è proprio lì il risparmio. Pensi, almeno la mattina dopo, se risparmia di sentire tutte le strozzate che dice la gente, gli pare poco. Le ricordo che Consumolo è il nano più approvato da Biancaneve. Senti, Biancaneve, te sei Biancaneve, io so Grimilde. E lo so che se adesso esco di casa per venire a cercare e gonfiarte come una zampogna, io purtroppo ho solo una possibilità su mille, una sola di trovarte. Perché? Perché nessuno ha mai capito dove stanno sti call center. Ma tu pensa se io, appena botta di culo, oggi quell'unica possibilità a becco. Ma tu te lo immagini come ti riduco? Come una modella di Picasso, perché gli occhi devi mettere al posto d'orecchie, orecchie devi mettere al posto dei chiappe, chiappe devi mettere al posto dei denti. E per educazione! Ma solo per educazione, non ti dico dove ti metto la mela! Pronto, pronto, buonasera, sono sempre Biancaneve. Siccome ho sentito prima che non sapeva dove mettere la mela, le volevo proporre una frutiera. Ma tu sei completamente deficiente. C'era già la frutiera, che simpatica. Senti, Biancaneve, fate prestare un neurone da bella addormentata e stammi a sentire. La bella addormentata è qui accanto a me e vende materassi a basso consumo, gliela passo. No, c'ho già io il materasso a basso consumo. Ci dormo sopra con mio marito da 20 anni e t'assicuro che abbiamo consumato pochissimo. E te regalo pure mio marito, visto che ci sto tanto pure lui a basso consumo. Certo, ti prende pure la mignola con cui mi mette le corna da 20 anni e quella purtroppo davvero non è a basso consumo, consuma tantissimo. Io ho tutta la vita a basso consumo da regalarti, che scherzi, mica solo il matrimonio, c'ho pure il mutuo, voi non l'ho ancora estinto perché purtroppo sei estinto prima, mi so che ce lo pagava la pensione. A proposito, te mica penserai di più la pensione, spero, te preoccupate, do la mia, si chiama pensione Villa Serena, sta a Fiuggi Terme e ci vado in vacanza con mio marito da più di 20 anni. Non sai in quell'anticamera del cimitero che palle che mi sono fatta sotto a quel pergolato. Poi, visto che c'è sotto, do la laurea di mia figlia, i master, gli ostage e tutti i concorsi che sono fatti, che si è fatta del tutto inutilmente, non sono serviti a niente a nessuno, a parte al falegname che ce l'ha incorniciati. Poi te regalo, che altro te posso regalare? Il culo che mi sono fatta per farla studiare, e il culo che mi ha fatto mio marito quando ha scoperto che per farla studiare mi facevo la cresta sulla spesa. Sì, perché mio marito ripete da anni che è inutile fa studiare ai figli ai tempi nostri, perché tanto non serve a niente. Purtroppo, alla luce di come sono andate le cose, mi tocca pure dargli ragione. Che dici, Biancane? Ti pare abbastanza basso consumo sta vita o pensi di potermi offrire qualche miseria in più? Mamma Maria Gra, ma che stai a farla? E per chi dici di chiamarti Biancaneve? Sto a lavorare, ma... Ma questo non è il lavoro, Maria Gra. Questo è rompere le palle a casa da gente. Ah, ma è l'unico lavoro che ho trovato. Quanto te danno per rompere le palle a casa da gente, Maria Gra? 10 centesimi a telefonata. Torna a casa, Maria Gra. Ti do io. Cinzia Leone, eccola, bella, grazie, devo uscire da là. Ci sei mancata e sicuramente tornerai. Cinzia Leone, Cinzia Leone, brava, grazie, ciao, grazie a voi. Ma dove sei stata? Questo lo devo chiedere, dove sei stata? Scusate, ma il tavolino, belli due, mentre loro si portano via il tavolino facciamo un esperimento. Allora, tipo gioco villaggio, ascoltatemi bene perché siete protagonisti, anche voi dal parterre, mi raccomando non mi fate fare brutta figura. Allora, io dico una frase e voi concludete, cioè dico una e voi concludete, ok? Cogito ergo, bravo. Libertà, egalità, dove si sono incontrati Garibaldi e Vittorio Emanuele II? A? È già qua, è già sotto. A Teano, si sono incontrati a Teano perché? Si erano dati appuntamento? Si sono incontrati per caso? Ma soprattutto, dov'è Teano? Sapete rispondere a queste domande senza collegarvi con Google? No, sicuramente no. Perché? Adesso ve lo spiego.
iniziamo a cantare una canzone e vediamo se invece questa la sapete tutta. Non mi fare fare brutta figura che già sono in bilico qua alla 7. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente. Hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, tu sei l'unica donna per me. Ma com'è che la sappiamo tutta questa? Perché a scuola sbaglia nel metodo. Loro ci dovrebbero fare cantare la Rivoluzione francese cantata, la Divina Commedia cantata, tutto cantato, che così ci resta in mente. Allora io adesso vi voglio presentare un uomo che, come Dante, si è perso per una selva oscura. Secondo me era diverso da quella di Dante, ma comunque ve lo voglio presentare, e lui è Morgan. Il maestro Morgan. Bonsoir maestro, è un vero piacere. Cioè, stasera sono qui è per dire che Dante, quando ha scritto questa cosa, stava completamente fuori di testa, no? Cioè il concetto è che io l'ho capita quando anche io ho vissuto una crisi. Cioè, cosa significa questa cosa? Cioè tu li vuoi portare tutti dal tuo lato? Sì, io penso una cosa, che se Dante, se si capisse facilmente quello che dice Dante, per esempio, selva, leggete bosco, scorte, leggete viste, verace, giusta, compunta, riempita, calle, via, pelago, mare, ci siamo? Nel mezzo del cammin di nostra vita, io mi ritrovai per una selva oscura, che la dritta via era smarrita. Ah, e quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura. Tante amara, che poco più morte. Ma per trattare del ben che vi incontrai, io dirò delle altre cose che v'ho scorte. Tante era pien di sonno a quel punto, che la verace via abbandonai. Ma poi che fu al piede un colle giunto, là dove terminava quella valle, allor che m'aveva di paura il cor compunto, allor fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era durata la notte che io passai con tanta pietà. Qua un po' De André, no? A che verso sei arrivato? Ti sei perso nella salvatura? Come quei che con lena affannata, uscito fuor del pelago alla riva, si volge all'acqua perigliosa e guata. Così l'animo mio che ancor fuggiva si volse a retro a rimirar lo passo, che non lasciò giammai persona viva. No! No!
Motowatch significa motocicletta. Prima abbiamo imparato Zowin, che significava rumore. Ma non lo so, dove eravate voi? Non lo ricordate? Quindi grazie alla RAI avete imparato l'italiano, abbiamo imparato l'italiano, adesso grazie alla SET imparerete il cinese. Due parole già abbiamo, Motowatch e Zowin, quindi potete fare frasi, tipo Motowatch e Zowin, ho sentito una moto che faceva rumore, oppure Zowin Motowatch, la moto fa rumore, rotta, quindi insomma già potete fare qualche frasetta. Io ho visto su internet, ogni tanto pure io, ho scoperto che esiste internet, è una cosa bella, secondo me avrà un futuro comunque. Allora, su internet ho visto una conferenza di un mio amico che è anche un personaggio pubblico e lo conoscete probabilmente come Iena, adesso è il testimone su MTV, il suo nome è Pierfrancesco Di Liberto, ma sicuramente voi lo conoscete come Piff. Se stasera sono qui è perché volevo condividere con voi una mia riflessione. Il 12 giugno del 2005 Steve Jobs diede un discorso all'università di Stanford e lì pronunciò la famosa frase "Stay hungry, stay foolish", siate affamati, siate folli. Io in quel momento ho pensato a tre cose. La prima, quanto è figo Steve Jobs. Figo, proprio è figo da come si muoveva, anche le cose che produceva trasportava la sua figaggine. L'iPhone è un cellulare fighissimo, cioè era così figo che io non ho mai avuto il coraggio di comprarlo perché a me era troppo figo. Io sono andato avanti per anni con il BlackBerry, che è un po' il nerd dei cellulari, quello intelligente ma con le ragazze. Questo è la prima cosa che ho pensato. La seconda cosa che ho pensato è che Steve Jobs è stato uno che in qualche modo è riuscito a cambiare il mondo. Cioè, anche quando il mondo non ha creduto in lui, sapete la storia, lui fonda la Apple, poi viene cacciato dalla Apple, fonda un'altra azienda importante di animazione, lo richiamano. Ecco, e voleva cambiare il mondo anche se il mondo era contro di lui a volte. E ho notato che queste persone si trovano, le persone che vogliono cambiare il mondo, si trovano sempre dall'altra parte del mondo, dall'altra parte dell'oceano, generalmente sono in America. In Italia non siamo educati a voler cambiare il mondo. E la terza cosa, o la quarta, che ho pensato quando ho sentito pronunciare quella frase a Steve Jobs è che stai angry, stai furioso, tutto bello, però io ancora non capisco, quando attacco il mio iPad con l'iTunes, cosa succede esattamente. Io non capisco la sincronizzazione. Cioè l'incubo che ti arrivano foto che io non ho mai fatto, cioè, mi nascondo sotto il tavolo per la paura. Ora, io sono di Palermo, non so se lo sapete, a Palermo c'è la mafia. Ah. Ora, la mafia si arricchisce, tra le tante cose, grazie alla droga, agli appalti e al pizzo che chiede ai commercianti. E io, a proposito, vi faccio vedere una foto di una riunione di commercianti di Palermo che si sono ribellati al pizzo nel 2005 al Teatro Biondo. Diciamo non si vede benissimo. Non si vede benissimo, però diciamo che ci sono... Lo tanti sfondo posti è vuoto vuoti. E queste macchie sono i pochi che si sono andati. Ecco, una volta la lotta alla mafia negli anni 80-70, quando nacqui, era in mano alla buona volontà delle singole persone. Ne cito due fra i tanti. La prima persona che cito è il magistrato Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Lui era considerato una memoria storica della procura di Trapani e fu ucciso il 25 gennaio del 1983, in maniera molto, molto, molto selvaggia, gli amici non riuscivano più a riconoscerlo, e fu chiamata la polizia 6 ore dopo il delitto e purtroppo non è famoso quanto dovrebbe. Poi vi parlo di Giovanni Falcone, che conoscete sicuramente, fu ucciso il 23 maggio del 92, grazie al suo lavoro lo Stato conobbe la mafia come era strutturata e grazie a lui a Borsellino abbiamo avuto il maxi processo e una delle poche volte lo Stato ha trionfato e ha condannato dei mafiosi in tribunale. Ora, negli anni 60, 70 e 80 i siciliani avevano un rapporto bizzarro con la mafia. Quando ammazzavano un mafioso si diceva la frase, tu conosci bene, finché si scannano fra di loro. No, non ci interessa. Quando ammazzavano una persona che non aveva niente a che fare con la mafia si diceva
vabbè, era un femminaro, cioè era, aveva l'amante, insomma non si prendeva coscienza di quello che stava succedendo. La lotta alla mafia apparteneva solo ai magistrati, questa è la sensazione. Infatti io vi leggo, non io ma io nel video, una lettera della signora Santoro, una vicina di Giovanni Falcone, che questa lettera pubblicata dal Giornale Sicilia a metà degli anni Ottanta. Sentiamomi. Regolarmente tutti i giorni, al mattino, nel primissimo pomeriggio e la sera, vengo letteralmente assillata da continue assordanti sirene di auto della polizia che scortano i vari giudici. Ora mi domando, è mai possibile che non si possa eventualmente riposare un poco nell'intervallo del lavoro e quantomeno seguire un programma televisivo in pace, dato che pure con le finestre chiuse il rumore delle sirene è molto forte? La signora suggeriva anche che i magistrati del pool antimafia si sarebbero potuti trasferire in villetta alla periferia della città, in modo tale che sia tutelata la tranquillità di noi cittadini lavoratori e l'incolumità di noi tutti, che nel caso di un attentato siamo regolarmente coinvolti senza ragione. Ma pensate alla tragedia della signora Santoro. Mentre magari si gustava la sigla d'inizio di Al Paradise, cantata da Bonnie Bianco, veniva disturbata da quegli stronzi dei magistrati del pool antimafia che si divertivano a scorazzare in auto sotto casa con le sirene a tutto volume. Ecco, questa era una lettera che pubblicò il Giornale Sicilia. Ma questi erano i cittadini. Pensiamo ai politici. Vi faccio tre casi di politici. Giulio Andreotti, che secondo una sentenza di Cassazione fino alla primavera del 1980 ha tenuto relazioni amichevoli dirette con esponenti mafiosi di spicco, qualcuno informi Giuliano Ferrara, Giulio Andreotti nell'82, saputo del trasferimento dalla Chiesa a Palermo, sull'Europeo scrive: ora il generale è nominato prefetto di Palermo con una chiara indicazione di volontà antimafia. Molto bene. Ma poiché l'allarme criminale viene dalla Calabria e dalla Campania, può venire il sospetto di una sfasatura di tempi e luoghi. In chiusura, scrive Andreotti, comunque buon lavoro. Cinque mesi dopo dalla Chiesa verrà ucciso. Quattro giorni prima dell'omicidio dalla Chiesa, il sindaco Martellucci dichiara che non è compito istituzionale di un sindaco combattere la mafia. L'anno dopo il ministro della giustizia, Daridda, afferma: invece di tentare di sconfiggere la mafia, è meglio fare il possibile per contenerla entro limiti fisiologici. Questo è quello che dicono i politici. Ascoltate cosa diceva invece Gian Giacomo Ciaccio Montalto. Siccome siamo pochi, pochi che ci possiamo occupare e che abbiamo determinate conoscenze, diciamo la memoria storica alle spalle, e non abbiamo determinati mezzi, finisce che quelle nostre conoscenze, che non sono conoscenze individuali ma che derivano dalla permanenza per un dato tempo in un determinato ufficio, finiscono per diventare un patrimonio proprio. Questo perché non ci sono messi a disposizione dei mezzi, che sono dei mezzi ormai di uso comune dappertutto, che noi non abbiamo e che quindi finiscono per individualizzare la lotta al fenomeno. E dovrebbe battere la mafia? Ma questo non lo pensiamo neanche lontanamente. E allora la domanda è spontanea: perché continuare? Cioè, perché continuare questa lotta? Perché non andarsene in un altro posto? Falcone rispondeva così: ma chi glielo fa fare? Soltanto lo spirito di servizio. Ha mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai. Voler sconfiggere la mafia in quel periodo era come voler convincere gli italiani a spostare il proprio interesse dal campionato di calcio a campionato del lancio della palla di pietra, che tra l'altro esiste. E il polacco Mariusz Pudzianowski è quello che ha vinto più gare mondiali. Volevo sdrammatizzare. Ora, vi ho raccontato questa riflessione per dirvi che io sempre... guardato dall'altra parte dell'oceano per cercare, ammirare uno Steve Jobs, e invece, minchione che non sono,
non mi sono mai accorto che in realtà io sono nato in una terra dove è pieno, è stato pieno, è pieno, e fortunatamente probabilmente ci saranno altri, di Steve Jobs che la mattina si alzano e dicono: io voglio cambiare il mondo. L'ultima cosa che voglio far vedere è, 2 anni dopo, un'altra riunione di commercianti che si erano ribellati al pizzo, nel 2007, sempre al Teatro Biondo. Diciamo che la situazione è cambiata, vi dovete fidare che il teatro era pieno. E questo, se succede, è grazie alle persone di cui sopra. Me ne vado dicendo che, nonostante... Me ne vado con una minchiata pazzesca. Volevo andarmi dicendo che, nonostante Falcone e Montalto lavoravano senza computer, perché non ce l'avevano, anche se esistevano i primi computer, però probabilmente, anche se avessero dato un computer Apple, nonostante il loro talento, io sono sicuro che Montalto e Falcone comunque non avrebbero capito come funziona la sincronizzazione. Pierfrancesco Diliberto, vieni. Continuate l'applauso perché se lo merita. Allora, vorrei dire, ci tengo a dire che Pierfrancesco Diliberto, visto che come regista si firma Pierfrancesco Diliberto, è così informato, non solo perché è un palermitano, non solo perché è una persona che è impegnata nella conoscenza e nella responsabilità, ma anche perché ha girato un film proprio sulla mafia. Il titolo è bellissimo, perché già è drammatico e comico come questo suo intervento. Si intitolerà? Sì, c'è un dramma in corso. Il film si intitolava La mafia uccide solo d'estate. Lo vogliono cambiare pure il titolo? No, vabbè, ma io... No, il problema è che Angelino Alfano, probabilmente credendo di essere candidato premier, ha pensato bene di scrivere un libro, ha sentito proprio questo bisogno. E come l'ha intitolato? La mafia uccide solo in estate. La mafia uccide d'estate, ha levato il solo. Ecco. Ecco, quindi è dovuto... Io stimo come politico... Onorevole. Però, ecco, vorrei evitare di fare un film che la gente pensasse che io ho fatto un film tratto dal libro di Alfano. No, nel senso... Magari si confondono... Per lui lo dico, più che altro. Per lui. Ecco. Ma noi non siamo qui a fare promozione a questo film, che non sappiamo qual è il titolo, lo sa il prossimo non lo so. Non andate a vedere il film di Piff, perché io avevo girato una scena in questo film, perché lui mi ha voluta fortemente, mi ha fatto fare una fatica tremenda, sono dovuta andare a Palermo apposta a prendere ha tagliato la scena, quindi volevo dire ai parenti: non andate a vedere il film di Piff. Grazie a Pierfrancesco Diliberto. Grazie. Bello sei. Grazie. Siccome abbiamo parlato di uomini che hanno cambiato il mondo, per par condicio dobbiamo parlare anche delle donne che hanno cambiato il mondo, giusto o no? Allora, le donne che hanno cambiato il mondo sono tante, ma nessuno se le ricorda, anche perché neanche gli intestiamo le vie a queste donne che cambiano il mondo. Solo il 5% delle vie in Italia è intestata a donne, di solito in periferia. Nilde Iotti addirittura in un parco l'hanno messa, così, non si sa. Perché per farti intestare una strada in Italia, allora devi fare la santa, comunque devi rimanere vergine per tutta la vita, o devi fare la fine di Giovanna d'Arco. Cioè, se Giovanna d'Arco fosse morta di vecchiaia, manco un divieto d'accesso le avrebbero intestato. Allora, vi voglio parlare di 3 donne che hanno sconvolto il mondo con delle loro invenzioni. La prima è Mary Anderson 1905, e lei, ma non l'avevo vista, bellino, vorrei che faccia pitulante, che c'ha la faccia pitulante. Allora, Mary Anderson ha inventato un oggetto del quale oggi noi non potremmo fare più a meno. Il tergicristallo. Mary Anderson ha inventato il tergicristallo, una donna l'ha inventato, capito? Una donna ha inventato il tergicristallo e non aveva neanche la patente. Per
perché l'ha inventato? Per un bisogno personale. Cioè, lei prendeva il taxi a New York, ogni volta che pioveva, lei prendeva il taxi, il tassista scendeva con la spugna, puliva il vetro e rientrava. E nel frattempo il tassametro. Mary Anderson, che era una donna molto intelligente e anche un poco tirchia, ha inventato un braccetto per pulire proprio il vetro, portatile, e se lo montava ogni volta sul taxi. Dove andava, diceva, scusi, prima di dirle Fifth Avenue, devo montare il braccetto. E da lì il braccetto corto di Mary Anderson. Mary andò a depositare il brevetto, è arrivato lì all'ufficio brevetto, e i maschi, proprio, capito, con la faccia, dicono, mi ci depositi? Ma chi lo deve copiare? Dopo 10 anni tutte le macchine di New York avevano il tergicristallo, naturalmente, e Mary è ritornata all'ufficio brevetti. Ciao, brava Mary. Seconda, bella. Allora, questa è Beth Nesmith. Beth Nesmith, infatti, in effetti, allora, Beth Nesmith ha inventato un altro oggetto che ha rivoluzionato il mondo del lavoro. Il bianchetto, che sembra fesseria ora che abbiamo il computer, però comunque il bianchetto serve. Io vado sempre da questi perché li vedo sempre più disperati. Allora, il bianchetto, come l'ha inventato lei il bianchetto? Era un ufficio, siccome faceva la segretaria ed era sbadata, cioè, che tu dimmi, la segretaria sbadata si può? No, si può, io ero segretaria sbadata anch'io. Beth, arrivato un giorno, sbagliava regolarmente col foglio, la macchina da scrivere, insomma era un casino ogni volta. Scusate, il bianchetto, e tutti, cosa? E lei? È lì che le è venuta l'idea di inventare il bianchetto. No? Inventa il bianchetto sempre per esigenze personali, quindi noi donne inventiamo le cose sempre per esigenze personali, no? E inventa questo bianchetto che, perché sbadata, che poi una segretaria sbadata è un po' come un estetista pelosa, no? Cioè, come una parrucchiera con la ricrescita, quindi insomma non va bene. Terza donna è Mary, aspetta che lo leggo, Mary Phelps Jacob. Allora, nel 1910, eccola Mary, nel 1910, mentre Thomas Morgan scopriva che i geni sono localizzati nei cromosomi, e mentre sempre nel 1910 Theodor Wolff scopriva l'esistenza dei raggi cosmici, che non gliene frega niente a nessuno, Mary inventava il reggiseno. Brave tutte! Cioè, questi pensavano ai geni, ai cromosomi, ai raggi cosmici, e lei pensava a come tenersi strette le tette. Naturalmente non poteva che inventarlo una donna, il reggiseno, un uomo non l'avrebbe mai inventato, neanche in grado di slacciarlo, figurati se le inventa. Non è possibile. Figura. Tra l'altro, io non penso che gli uomini avrebbero mai nascosto le tette, sinceramente. Piuttosto avrebbero inventato una vetrinetta con delle lucine tutto attorno, con scritto aperto 24 ore su 24. Vi lascio con una perla, una chicca. Allora, l'uomo ha inventato il gioco delle carte, la donna il 2 di picche. Siamo troppo bravi. Adesso, voi non lo sapete, ma è così. Abbiamo una coppia, pensate, una coppia, che dai giornalisti è stata definita Bonnie and Clyde. Qui per noi, Morgan e Jessica! E allora devo fare un preambolo, ma perché fa parte proprio della canzone originale. Questa è una cover, una canzone scritta nel 68 da Serge Gainsbourg. Lui raccontava la storia di Bonnie e Clyde. Allora. Ma noi non siamo Bonnie e Clyde, però sembra che ogni tanto l'abbiamo tradotta in italiano. Ascoltate qua la storia di Morgan, Jessica, Bonnie e Clyde. Allora, Clyde ha un'amichetta molto carina. Suo nome era Bonnie.
loro stavano insieme e si chiamavano Bonnie Parker e Clyde Barrow. Bonnie e Clyde, Bonnie e Clyde. Prima volta che io l'ho incontrato era un ragazzo ligio, probo ed inquadrato. Ma è la società che mi ha viziato, poi etichettato e condannato. Bonnie e Clyde, Bonnie e Clyde. Quante cazzate van cantando su di noi, trago un giovamento dai miei guai. Ma quando apriamo la bocca poi, loro se ne stanno zitti poi. Bonnie e Clyde, Bonnie e trasformato in trasgressivo e strano. Ma se lo sanno così bene, allora non è un mistero, perché dove c'eravamo noi c'erano anche loro. Bonnie e Clyde, Bonnie e la coppia più discussa dell'anno, non si sa perché. Perché siete maledetti? Perché siamo la coppia più bella del mondo. Sentite, ragazzi. E ci dispiace per gli altri. Noi vogliamo avere lo scoop. Vogliamo avere lo scoop, Morgan. Anzi, a Jessica. Jessica, che è amica mia, perché Morgan non mi guarda male. Come la chiamate? Come la chiamerete la bimba? Dai, di un nome. No, io non lo so. Ma l'avete deciso? Dei nomi. No. A me piacerebbe il nome Blu. Blu. Bello, quindi un buon augurio. Che dici? Ti piace? A me piace molto. Sì, sì. A te piace? A lei piace Sardegna, vuole chiamare Sardegna. Cioè, è bellissimo. Sardegna, la città Sardegna. Sardegna. Però un nome tipo Anna, Maria. Allora la chiamiamo Lombardia, per quanto mi riguarda. Cioè, come si chiama tua madre, Morgan? Luciana. E tua madre? Fatima. Oh. Beh, in effetti come le nonne no, come le nonne no. Vabbè, hai fatto, avete comprato il corredino, come l'avete comprato? Tipo i bodini neri, come il passeggino con le borchie. Magari, se ci fossero i passeggini con le borchie. Guarda lei come ci gode. No, scusa, come lei invece quando parla, a parte che è una ragazza intelligentissima, mi piace perché questo accento sardo, io voglio sapere che rapporto aveva, cioè, comunque uno vi vede e dice, oh, che non è che secondo me andate a fare la spesa, le cose normali. Ma parla lui è meglio. Ma no, parla tu. No, l'ho chiesto a lei. Avanti, l'ho chiesto a lei. Fate le cose normali la mattina. Dove vivete intanto? In una casa. E già questo è tanto.
È tanto, perché lei è geniale, a me mi fa impazzire, istintivo. Non suggerire. Dormiamo sul divano. Ah, quindi vedi già? Sì. Dormiamo sul divano. Sul divano, sì, sì, non in camera. Ok, ha detto troppo, basta. E poi troppo. Guardiamo film, così. Che vita, eh? Morgan e Jessica, grazie! Vogliamo dedicare questa puntata a un uomo che per me è eccezionale, al quale noi ci siamo ispirati perché lui ha dilapidato tutto il suo patrimonio, che era consistente, anche tutte le sue forze, per inventare qualcosa di bellissimo ma di inutile. Ha inventato il pedalò e il verde nei fuochi d'artificio. E lui era il principe Raimondo Sangro di San Severo. Entri il principe! Lo devo andare ad accogliere. Principe, noi la onoriamo. Allora, processione, seguitemi, pubblico. Ci vediamo la settimana prossima, sempre qui sulla 7, se non ci spostano su Italia 1. Buonanotte, se stasera sono qui.